Nuovo sospiro di sollievo per i maturandi comaschi, oggi alle prese con la seconda prova dopo il tema d'italiano. Questa volta le tracce e le materie erano diverse a seconda degli indirizzi. Occhi puntati sulla versione di latino al liceo classico, dove gli studenti che temevano Tacito sono stati chiamati a confrontarsi con Quintiliano. No, bene, bene. Si aspettava di peggio, tipo Tacito, però è stato dato Quintiliano e nel complesso era comprensibile la versione. Inizialmente era semplice, però dopo, facendo proprio la versione, si avevano delle costruzioni che non erano molto, molto semplici, insomma. E è andata abbastanza bene, ci aspettavamo di peggio, Quintiliano è meglio di Tacito e... Quintiliano è... un autore abbastanza medio, né troppo facile né troppo difficile, quindi direi che non ci poteva andare meglio. Più eterogenei i punti di vista fra gli studenti del liceo scientifico Giovio, alle prese con la seconda prova di matematica, una materia decisamente ostica per alcuni maturandi. Ma confrontandomi con il mio amico direi che è andata abbastanza bene, però comunque finché non escono le soluzioni ancora non si può dire nulla. Non era difficile come pensavamo, più facile che gli altri anni. Ma è andata, su 5 quesiti li ho fatti, il problema un punto l'ho lasciato, si spera. Allora è andata malissimo, era difficilissima, però vabbè, io non faccio testo perché vado male in matematica già di natura, quindi speriamo in un 6/15. A me è tutto sommato bene, visto che... ero entrato con l'idea di consegnare in bianco, quindi boh, ho fatto qualcosina, speriamo in bene. Vabbè, è andata abbastanza bene, mi aspettavo un massacro, invece il tema esame era facile. Consegnate le prime due prove, ora i maturandi avranno qualche giorno per ripassare in vista della terza ed ultima prova scritta in programma lunedì. Poi sarà tempo di studiare per gli esami orali, ma il traguardo si avvicina sempre di più.